Seconda parte di Trieste in diretta, sono in compagnia della dottoressa Ornella De Giacomo, Ornella con una L sola, quando la vedrete poi in sovrimpressione non è un errore, che è vicepresidente l'acronimo è SERIC, Central European Research Infrastructure Consortium, quindi sarebbe Esatto. consorzio Le in infrastrutture di ricerca centro europee. Centro Europeo, ecco. Allora, grazie. SERIC, detto appunto SERIC. in insomma ridotto. Ne parliamo perché parliamo dell'attività del SERIC perché di recente il presidente Carlo Rizzuto è stato insignito del sigillo della provincia. Il professor Rizzuto, fra l'altro, sarà nostro ospite anche fra un po', quindi parleremo anche con lui del sigillo, del premio, eccetera. E invece qua possiamo parlare anche soprattutto del SERIC, che cos'è e che cosa fa. Mi diceva prima la dottoressa che lei tiene molto a sottolineare il concetto di internazionalizzazione Sì. che permea il vostro lavoro praticamente. Sì, questo consorzio è un tipo di ente giuridico che la Commissione europea ha voluto. Quindi siamo particolari, siamo diversi in Italia. L'Italia ospita pochi di questi ERIC ed è un paese, devo dire, all'avanguardia per quanto Ecco, riguarda. ripetiamolo perché Sì. giova dirlo, ecco, Sì, insomma. devo dire che l'Italia è uno dei primi in Europa ospitando questo tipo di infrastruttura che la Commissione europea ha voluto proprio perché è un modo molto efficiente di mettere a disposizione risorse di diverse infrastrutture, e tirare fuori qualcosa di meglio rispetto al funzionamento individuale di Allora, io queste non vorrei infrastrutture. Sì, coinvolgerla sì. in un discorso che forse è più politico anche sotto certi aspetti, però insomma si parla molto, no, dell'Europa in crisi, molto spesso anche determinati rilievi che vengono effettuati all'istituzione europea di per sé non sono nemmeno sbagliati per certi aspetti. C'è stata, se vogliamo, anche una sorta di scadimento anche dell'ideale europeo, eccetera. Però insomma, bisogna sottolineare sempre, ove se ne ha la possibilità, come in questo caso, bisogna sottolineare quante realtà scientifiche che operano nel nostro paese, come fra l'altro anche in altri paesi, abbiano il sostegno effettivo Sì. dell'Unione Europea. Quindi se c'è un'Unione Europea che da un certo punto di vista, diciamo, pure lascia a desiderare, dal punto di vista culturale, dal punto di vista scientifico, l'Unione Europea lascia tutt'altro che a desiderare, cioè Sì, è un. Ecco, questo tipo di iniziativa questo è. in effetti permette di mettere insieme tutti questi centri che in precedenza c'erano. I progetti europei. I progetti europei hanno un finanziamento dall'Europa, ma hanno una durata molto breve. Quindi finito il progetto, finiti i finanziamenti, ci salutiamo. Invece questo tipo di consorzio nasce in realtà da una collaborazione preesistente. Quindi la maggior parte degli ERIC che esistono oggi in Europa provengono da una collaborazione di lunga durata, sempre in ambito scientifico, di diverse infrastrutture, che a un certo punto si riuniscono e creano qualcosa di molto più stabile e più duraturo anche nel tempo, perché questi ERIC sono valutati periodicamente e se la Commissione europea ritiene che la qualità Del del lavoro. lavoro è sufficientemente buona, gli permette di mantenere lo status di ERIC. Ovviamente essere un ERIC ha dei vantaggi perché è diciamo, uno standard di qualità. La Commissione europea fa delle valutazioni, non permette a chiunque. Certo. E qui in particolare a Trieste, il Ministero per la ricerca, l'istruzione e la ricerca, il MIUR, le è stato chiesto quale tipo di infrastruttura poteva essere complementare nell'ambito dei materiali avanzati, lo studio dei biomateriali, le nanotecnologie, ed è stato scelto il sincrotrone Trieste. Quindi Prima per quello noi siamo a Trieste come sede. di vedere anche poi qual è nello specifico il vostro lavoro, Sì. eccetera, c'è un'altra cosa che lei mi aveva sottolineato prima che incominciasse la diretta, che è appunto questa enorme opportunità che voi avete, che è quella di lavorare accanto a persone che hanno una formazione accademica, quindi una formazione culturale diversa uno Sì. dall'altro, perché insomma, parliamoci chiaro, ci sono
differenze anche di come probabilmente si affrontano, di come si affronta lo studio di certe materie piuttosto che altre, eccetera. Qual è diciamo così, qual è il, ho fatto una domanda un po' sciocca da sotto certi aspetti, però qual è il segreto per fare in modo che queste differenze, che comunque ci sono e che sotto certi aspetti è comprensibile debbano esserci, perché vengano in qualche modo azzerate di fronte all'obiettivo comune? Come si procede? Sì, allora noi siamo nati come un ente internazionale perché siamo formati da 9 paesi in Europa e abbiamo degli impiegati internazionali. Siamo veramente molto, molto vari come nazionalità. C'è un ragazzo bosniaco cresciuto in Austria, c'è un ragazzo tedesco, ovviamente abbiamo 2 italiani, un'altra ragazza che è metà albanese, metà greca, io che sono nata in Argentina, come si Sì, sente? ma sono Sì. miscugli. Ma questo noi siamo un ottimo esempio di sinergie, perché ognuno ha le sue caratteristiche, tanto come diceva prima, come formazione, perché alcuni siamo formati in ambito scientifico, altri in ambiti umanitari, ma nonostante tutto riusciamo veramente a lavorare molto bene insieme. E a sfruttare il meglio di ciascun luogo comune. Si parlava prima un po' Sì, ecco, questo è anche curioso, no? Che bene o male Sì. quelli che vengono considerati come dei luoghi comuni, il tedesco Sì. Preciso. perfettino, preciso, Sì. eccetera, l'italiano forse un po' così, in realtà poi non è che si va molto distante dal vero. No, e in effetti li vediamo, anche questi luoghi comuni li viviamo. Ma riusciamo a tirare il meglio fuori. In effetti lavoriamo molto bene, siamo un gruppo molto piccolo, ma riusciamo veramente a lavorare molto bene Lei ha insieme. detto una cosa, mi perdoni se la interrompo, Sì. molto importante che deve passare, perché è il caso anche che il nostro paese incominci un po' a comprendere determinate cose e l'esperienza che può essere data da alcune realtà sotto certi aspetti potrebbe essere fondamentale. Lei ha detto ci sono che lavorano persone che hanno una formazione scientifica e persone che hanno una formazione Sì. umanistica. Nel nostro paese c'è sempre l'idea che chi, e io ne parlo perché uscivo da una facoltà umanistica, che appunto fare una facoltà umanistica fondamentalmente offrisse poco. Certamente non è che adesso sia cambiato molto, però non offre più, quantomeno non offre soltanto un percorso, ci sono anche più percorsi che si aprono e forse è il caso di sottolineare anche quanto a realtà come la vostra, diciamo così, hanno bisogno di chi possegga una formazione umanistica e non soltanto scientifica. Sì, in effetti noi abbiamo tutti diverse competenze e già CERIC per sé nasce come un consorzio multidisciplinare, proprio perché mentre tanti anni fa si credeva che uno potesse coprire tutti gli ambiti di una ricerca, potesse capire come funzionava il mondo dal punto di vista di un'unica disciplina, adesso abbiamo finalmente capito che questo non è possibile, che l'unico modo di capire come funzionano i problemi complessi, i sistemi complessi, e di affrontarlo da tutti i punti di vista possibile, e dopo mettere insieme tutti i pezzi e arrivare a una soluzione. Questo è l'unico modo. Impariamo, l'archeologo impara del fisico, che impara del chimico e che impara del matematico, e tutti insieme riusciamo veramente a fare molto di più. Noi questo lo vediamo tanto dal punto di vista dell'utente dell'infrastruttura. Quindi chi viene dal ricercatore che viene all'infrastruttura e vuole fare degli esperimenti, dove nel suo stesso gruppo ha delle persone con competenze molto diverse, e le vediamo anche ogni giorno perché noi abbiamo veramente delle formazioni molto diverse e riusciamo a lavorare insieme, veramente collaborando, e chi viene da un ambito umanitario impara un po' di scienza perché capita. Poi torniamo, ma mi Sì? incuriosisce molto anche un altro argomento a cui lei ha accennato, che è un po' anche la questione della comunicazione scientifica, no? Il nostro paese per parecchio tempo è stato un po', non voglio dire indietro, ma insomma c'è una faceva come da tappo, no? Una comunicazione troppo accademica, troppo ristretta, eccetera. Poi dopo
con il passare degli anni, voi grazie a determinati programmi di divulgazione scientifica, voi appunto immagino anche perché entrate in contatto con altre realtà, mi pare di capire che è importante che la comunicazione scientifica sia effettuata in maniera molto semplice, molto diretta, in modo che poi tutti quanti riescano a capire anche l'importanza di determinati studi, di determinate ricerche. Sì, penso che proprio il fatto della multidisciplinarità Aiuta in abbia questo caso. aiutato, esatto, da questo punto di vista, perché dovendo spiegare al mio collega che non è dal mio ambito, che non Sì, capisce devi che per cosa, forza. esatto, bisogna sforzarsi e cercare di capire ad un altro che cosa voglio tirare fuori, qual è il problema dietro e come lo affronto dal mio punto di vista, qual può essere il mio contributo. E adesso anche la Commissione europea sta spingendo In questo parecchio in senso. questo senso, in tutti i progetti c'è sempre un work package che è comunicazione, anche nel nostro caso abbiamo una persona che si occupa di Di comunicazione. comunicazione, che è molto brava, e cerchiamo anche di incorporare elementi nuovi, di essere più aperti, diciamo, verso non tanto tradizionali, la comunicazione solita, scritta, il paper scientifico, ma anche di inserire gli elementi social network o Ormai quello è sì. inevitabile. La sua specializzazione qual è? Allora, io in realtà provengo da un ambito scientifico, ho fatto una laurea in ingegneria Ok. e chimica, diciamo Oh, ingegneria guarda, da robe che alimentare, per me sono. e dottorato in nanotecnologia, Ah, ma quindi la tabella del Mendeleev sì. è roba sua, insomma, io sono rimasto fermo Sì, ma ho ai. sempre interagito perché ho fatto anche per qualche anno belle arti, Ah. danze tradizionali, quindi in realtà ho interagito sempre con tutti gli ambiti. Mi piace molto Beh, la vabbè, che c'è multidisciplinarità. anche, mi corregga se sbaglio, c'è una tradizione anche, credo anche nel suo paese, di un'apertura notevole culturalmente parlando. Insomma, ci sono delle, questo magari io posso dirlo da un altro punto di vista, ci sono delle realtà culturali Sì. Sì. fenomenali che stanno venendo fuori sempre di più, insomma. Allora, Sì. fatta questa introduzione, diciamo così, abbastanza generale, diciamo, qual è l'importanza che il SERIC riveste a Trieste e in regione, ma diciamo anche per Trieste e per la regione? Questo è un doppio binario, se Sì, vogliamo. allora da un punto di vista, come dicevo prima, il fatto di avere questi consorzi, questo tipo di ente localmente è già una cosa molto positiva perché in qualche modo attrae ricercatori e anche attrae l'attenzione dell'Europa che si rende conto che l'Italia ha pensato a questo tipo di consorzio, che ha delle infrastrutture eccellenti come il sincrotrone, quindi che possono formare parte di questo consorzio. E noi siamo visitati ogni giorno da ricercatori che vengono da tutte le parti. Questi ricercatori non vengono a caso, sono scelti perché hanno una Capito. ricerca di qualità. Quindi loro passano a formare parte del mondo, in questo caso del sincrotrone Elettra. Le persone che si trovano qui, che devono affrontare un esperimento difficile, diverso, perché attraiamo utenti da tutto il mondo, in realtà abbiamo anche utenti dal Giappone, dagli Stati Uniti, dall'Australia, imparano, perché con i problemi nuovi che si pongono, imparano. Questo dopo si può trasferire tanto all'industria locale come all'università. Ci sono diversi ragazzi dell'università che fanno stage, fanno tesi di dottorato al sincrotrone, per esempio, quindi in realtà tutta questa conoscenza che viene generata da un consorzio fatto da 9 paesi si trasferisce localmente alle industrie, all'università e anche alle scuole, ai licei, perché abbiamo fatto di recente un progetto regionale, supportato dalla regione Friuli Venezia Giulia, in cui dei ragazzi del liceo, delle classi, venivano a passare una giornata, prima erano preparati su quale tipo di esperimento avrebbero fatto. Dopo facevano questo esperimento con le loro mani nei laboratori. E dopo facevano anche la pubblicazione, il comunicato stampa, quindi loro hanno vissuto Proprio attraverso questo tutto progetto. il Esatto, quindi chi aveva in mente, forse erano licei scientifici, chi aveva in mente di fare una laurea scientifica o di seguire la strada del ricercatore, ha potuto toccare un po', per un breve periodo, la vita del ricercatore, per rendersi conto un po' meglio Di che cosa se. significa? Esatto. Laddove invece, molto spesso, no, quando si parla delle ricerche scientifiche, eccetera, delle volte ci si ferma magari al titolo della ricerca, no? Poi non si va a vedere
quello che è appunto l'impatto poi sulla, anche sulla vita quotidiana, sulla vita di tutti i giorni, che è un po' più difficile da indicare, sì, da indicare con rapidità e centrando il punto. I lavori, gli studi vostri su quale ambito della vita proprio di tutti i giorni si incentrano? O non c'è un filone, diciamo così, privilegiato in tal senso? Non c'è un filone privilegiato, tanto è che le ricerche che si fanno qui possono incidere dall'ambito biomedicale, i beni culturali, abbiamo delle ricerche su dei referti egiziani molto antichi, veramente può spaziare tutto, catalizzatori, quindi materiali avanzati di qualunque tipo. Diciamo che le tecniche non mettono nessun tipo di limite a quello che si può fare. Non capito. L'unico limite è dato dall'esperienza dei ricercatori o che gestiscono gli strumenti o dai ricercatori che cercano di fare un esperimento, ecco, quindi che fanno una domanda. Ha un po' anticipato la mia domanda successiva, nel senso, chi è poi che decide sul progetto? Viene in mente, adesso io non vorrei fare la battuta che è anche un po' squallidina, tipo della lampadina d'Archimede, sì, che si accende, però posso immaginare che delle volte anche non è che funziona così, ma insomma poco via, come diciamo da noi. Allora, di solito tutti i gruppi di ricerca hanno i loro interessi, le loro competenze, quindi tendono ad avere nel tempo una linea comune, dedicarsi o non lo so, allo studio delle proteine o allo studio di certo tipo di materiali, catalizzatori. Ma succede anche, e questo è il bello della ricerca, e questo delle volte è quello che è difficile far capire anche alla gente, che cercando l'India trovo l'America. Sì. E questo succede. Appunto, noi cerchiamo sempre, anche attraverso questa selezione dei migliori esperimenti, di usare le risorse, perché sono risorse pubbliche, sono soldi pubblici, nel modo miglior possibile, quindi di darlo a dei gruppi che sappiamo che sono responsabili, che fanno buone pubblicazioni, che sono conosciuti a livello internazionale. Ma può capitare anche che c'è il colpo di genio, c'è il risultato imprevisto e si finisce per trovare una cosa con un impatto che non si era neanche pensato. Il mondo della ricerca è pieno di queste scoperte dove si cercava una cosa forse molto specifica con un'applicazione non tanto chiara e dopo o negli anni un altro ha detto ma questo potrebbe funzionare per un'altra cosa e in effetti si è applicato e ha rivoluzionato, non so, il CD o diverse, ci sono un miliardo di esempi. Fra l'altro questo è proprio il momento, perché in questi giorni, non me ne ero neanche accorto se devo essere sincero, si stanno consegnando i premi Nobel, sì, e quindi tra un po' sentiremo, oggi hanno consegnato quello per la medicina, e credo che poi qual è quello per la biologia e per la fisica, quelli che riguardano l'ambito, sì, più prettamente scientifico. La poi chimica, c'è quello della letteratura, sì, chimica anche, ecco, queste sono tutte cose che io francamente mi tengo distante. Poi c'è quello per la letteratura, che in genere mette nel panico tutte le redazioni dei giornali, perché se non c'è un caso di una persona internazionalmente nota, ci sono questi sconosciuti che uno dice chi è, chi non è, e c'è tutta una... Infatti, comincia, penso che lo consegnano tra un paio di giorni. Per quanto riguarda il coinvolgimento invece, dottoressa, di giovani studenti, a parte diciamo questi programmi per le scuole eccetera, come vi muovete? Ecco, questa è un'altra cosa che noi abbiamo cercato di affrontare da un punto di vista innovativo. Avevamo visto che i ricercatori giovani non hanno risorse, perché tipicamente sono dottorandi, quindi non hanno soldi che possono gestire per viaggiare, ad esempio, e quindi abbiamo un programma di supporto, anche perché il nostro consorzio è formato per paesi a centro-est Europa. Sì. Quindi per un serbo, per un bosniaco, forse passare una settimana in Austria diventa molto dispendioso. Allora noi cerchiamo di aiutarli con supporto, quindi economico, per il soggiorno, per il viaggio. E anche ovviamente con supporto dal punto di vista scientifico nel momento di fare la domanda e anche dopo, durante l'esperimento, durante l'analisi dei dati. In più abbiamo inserito una, noi la chiamiamo una call con due step, due passi. Nel primo passo si invia una domanda provvisoria con l'idea di massima, e questa domanda arriva a tutti i ricercatori che sono quelli che seguiranno l'esperimento in futuro. Loro ricevono questa idea, l'analizzano e dicono
Sì, l'idea è buona, ma perché sia completa manca spiegare come si prepara il campione. Mancherebbe fare un esperimento da quest'altra parte. Suggerisco piuttosto di fare un esperimento in un sincrotrone, di andare prima in una sorgente, in un laboratorio. E quindi c'è questo primo step di suggerimenti. Dopo i ricercatori hanno del tempo per migliorare la loro proposta e quindi c'è una sottomissione definitiva che è quella che dopo sarà giudicata, ma nel frattempo hanno avuto già dei commenti, delle interazioni e quindi hanno potuto migliorare. Questo beneficia in realtà un po' tutti perché essendo multidisciplinari c'è questa difficoltà di poter usare più strumenti. Capita che si è molto bravi con una sola tecnica, è molto difficile essere molto bravi con 4 o 5 tecniche, che è la caratteristica del nostro consorzio, che permette di accedere a più tecniche nello stesso momento. Quindi aiuta da una parte a chi non ha esperienza in tutte le tecniche, da un'altra parte aiuta i ricercatori giovani che non si bloccano perché forse non conoscono, no? Il ricercatore esperto chiama l'amico o chiama un professore che conosce da un'altra parte, il ricercatore giovane può usare questo meccanismo per interagire, comunque scrivere un proposal ben fatto. Non ho chiesto in quanti siete poi? Tra... Noi siamo in 9. 9, ah, ho capito. Sì. 9 più il coordinatore. Diciamo 10 più il professore qui alla sede centrale. E questo sarebbe la sede di coordinamento, la sede centrale dell'ERIC. Dopo invece nelle diverse infrastrutture ci sono delle persone che lavorano per noi, quindi tutte queste infrastrutture ci danno parte del loro tempo, parte del tempo dei loro ricercatori. E quindi se contiamo anche il personale che lavora nelle altre infrastrutture siamo 150 circa. Sì. Perfetto. Sì. Allora io ringrazio la dottoressa Ornella De Giacomo che è il vice direttore, sì, ho detto prima, vice direttore esecutivo del SERIC per essere stata con noi, buon lavoro, grazie per averci aiutato a scoprire un'altra delle tante realtà francamente di cui questa città è giusto vada fiera, ma è ancora più giusto che le conosca e ben venga anche un'iniziativa come il Sigillo della Provincia quando sottolinea l'esistenza di queste realtà. Mi fa da ridere il fatto che quando non ci sarà più la provincia ci sarà meno segnalazione in tal senso, ma questo, come diceva il barman di Irma la Dolce, questo è un altro discorso. Grazie ancora dottoressa per essere stata con noi. Dopo la pubblicità scatta, come si chiama? Studio Tele 4, sì, abbia pazienza, dove no, perché è lo stesso programma con un'altra sigla, per cui delle volte uno deve fare anche un po' di mente locale, dove parleremo della prossima stagione del Teatro Stabile Sloveno. Ci vediamo tra un po', grazie ancora. Grazie a voi.